Allora Luca, questa è la registrazione della interrogazione di storia. Il titolo qual è? La riforma protestante. La riforma protestante. Cosa vedi qua? Da dove parte sta riforma protestante? Parte da Martin Lutero. Chi era Martin Era Lutero? un monaco agostiniano. Era un monaco, ma italiano o tedesco? Tedesco. Qua cos'è? Cosa abbiamo messo qua? La chiesa La di chiesa di Wittenberg. Wittenberg e poi anche Dove si trova? dove Dove si si trova trova. Abbiamo poi? messo per capire la distanza da Roma, abbiamo visto l'Europa com'è. Ma in che periodo siamo della storia? Tanti anni fa o pochi? Tanti, più o meno. Quando ti ricordi? Ti ricordi quando? 1500. Esatto, Bravo, 1500. 1500, Ah, questo benissimo. eccolo qua, sto monaco qui. Allora, abbiamo detto dove? A Wittenberg in Germania, quando? Nel 1500 e chi coinvolge i soggetti di questa riforma? Coinvolge il Papa, poi Allora, il Papa e Martin Lutero. sì. Ma il Papa perché c'entra? Perché diciamo vendeva le indulgenze. Allora, andiamo a vedere il cosa succede. No, che cosa succede? Allora, qua avevamo scritto noi, andiamo a vederlo meglio. Che così risulta più chiaro. Allora, il Papa, aspetta, là. La Chiesa cosa faceva? Vendeva le Vendeva indulgenze del per denaro, vero? E sì. poi? E Lutero è contento? No, No, Lutero invece cosa diceva? che per il paradiso bisogna guadagnarselo Guadagnarselo con le buone maniere. con le buone azioni. Sì. E allora si arrabbia E tantissimo e cosa va a fare? va a pubblicare 95 tesi sulla facciata Di cosa? della chiesa Ah, della chiesa di Wittenberg. di Wittenberg. E questa è una cosa piuttosto impegnativa perché vuol dire contestare, vuol dire criticare, vuol dire aprire un conflitto con chi? Con Con il Papa, con la il Chiesa. Papa e la Chiesa, perché ci prendevano un sacco di soldi. Ma c'era un motivo fondamentale, l'abbiamo messo qua piccolo piccolo, te lo ricordi? Perché avevano così tanto bisogno di soldi questi papi e questa Chiesa di Roma? Nel 1500 stavano costruendo una cosa molto grande. Ti L'opera ricordi? più grossa della cristianità. Guarda bene le immagini che abbiamo Guarda, messo. la Chiesa di San Pietro. La La Chiesa di San Pietro, Basilica. La che Basilica. costava un sacco di soldi. E li pescavano dai poveri, vero? Qui, tra l'altro, abbiamo scelto due filmati, la Riforma protestante e Martin Lutero. Non li lanciamo perché sennò ci vuole troppo tempo, ma casomai ci sia forse bisogno lo possiamo fare. E qua la vendita delle indulgenze, un filmettino che mostra come si vendevano le indulgenze. Allora, lui pubblica queste tesi. Il Papa Papa sì. si arrabbia, Si insomma, no? arrabbia E cosa e fa? lo scomunica, Cosa vuol dire che lo scomunica? cioè non lo fa sentire agli altri, cioè non dire No, loro. sì, un po' No? questo, ma gli toglie come il battesimo, lo rende senza Dio, insomma, gli fa la più brutta cosa che poteva fare, lui era un monaco. Ma altra conseguenza è quella che lui è in Germania, molto lontano da Roma, Roma. e c'è qualcuno che lo protegge. Chi è che lo E i protegge? principi tedeschi? Porca puzzola, i Bravo. principi tedeschi. Perché? Perché anche loro erano contro le indulgenze Erano contro e questo, erano contro il fatto che il Papa comandava a casa loro e volevano un po' di libertà. Uno in particolare, te lo ricordi? Non importa. Quando lui, però c'è un aneddoto che abbiamo visto, che quando il Papa, le armate dell'imperatore lo prendono e lo mettono in galera, un principe tedesco trova uno stratagemma per proteggerlo. Te lo ricordi qual è stato? Abbiamo visto. Lo rapiscono, cioè dicono che lo rapiscono Lo rapiscono e e invece lo portano mettono sotto dentro una biblioteca a tradurre la Bibbia in che lingua? Perché in tedesco. voleva divulgare la Bibbia in modo che tutti potessero leggere la parola di Dio e fregarsene del potere Del Papa? della mediazione del Sì. Papa. Ci riesce in questo intento di rapirlo? Sì. Sì, ci riesce. E difatti E pubblica la Bibbia. poi il Papa manda Carlo V. Aspetta, andiamo con calma. Ma cos'è quell'immagine lì che si vede della gente che brucia? È rogo. E chi è che faceva quella fine lì? È quelli che disobbedivano il Papa. Noi abbiamo Quando dato un nome a questi signori, si chiamano eredi. non eredi, eretici. Eretici, sì. Eretici. Facevano una brutta fine, vero? Però Martin Lutero gli va meglio. Perché è protetto da chi? Dai Dai principi? principi. Infatti, vediamo là, molto lontani da Roma. Allora, noi abbiamo preso anche una cartina di Google, no, per andare a capire, qua se clicchiamo andiamo su Google, dov'è Wittenberg?
Era. Marx si trova in Germania, Sì, ma. Germania Alta Est, Alta non Alta Nord, Nord, a devi Est. dire, Quindi mai usare ben Alta, lontano dal era Papa. Nord Est. Allora il Ah no. Papa cosa fa? Chiede aiuto all'imperatore che Sì, era. E Carlo V. allora Carlo cosa fa V. Carlo V? Carlo V va da Martin Lutero Va da e Martin Lutero, no, manda le sue armate, non manda è che le va. sue armate da Martin Ma gli va Lutero, bene o gli va male? gli fa male. Gli va maletto perché insomma lontano da casa. Insomma, questi giocavano una partita in casa. E a un certo punto Carlo V gli dice al Papa: senti un attimo, facciamo la pace che non se ne parli più. E si chiama la pace di Augusta, nella Augusta. quale si dice cosa? Che Sì, i sì che principi e il popolo tedesco può possono scegliersi parlare cosa. lui. Può scegliere cioè se essere cattolici o Lutero, luterani, dai, protestanti. E in protestanti. quella maniera lì ferma la guerra perché c'era un Sì. massacro di mezzo, vero? Però intanto si era affermata la chiesa che faceva riferimento. E noi siamo andati a guardare in internet oggi quanti sono i protestanti. Protestanti Sono quanti? Eccoli qua. 350 milioni, Sono 350 milioni. invece i cattolici romani 500 milioni. 1 milione, no, 1500 milioni, qua manca uno. Volevo dire. Sì, manca uno, 1500 milioni, perché invece di Anch'io. dire 1 miliardo e mezzo ho Infatti preferito è. dire 1500 milioni per dare Sì, l'idea si capisce. del fatto che sono molti di più. Adesso vediamo se riusciamo a scriverlo. Ecco, verrà fuori anche nel video. Invece In tutto il 200 mondo. milioni, ok. Però ormai, anche se fanno la pace, la Chiesa cattolica Tutto il tempo si era si era spaccata. spaccata. E allora ci è voluto una cosa che si chiama che Concilio di Trento rimettesse a posto cosa? rimettesse a posto la Chiesa. La Chiesa. E intanto i comportamenti, l'abbiamo detto, morali. La vendita delle indulgenze, fare diventare figli i propri papi, i propri figli e così. E qua abbiamo fatto una piccola cronologia che si vede poco perché è schiacciata, ma per capire che tutto questo fenomeno è avvenuto in pochissimi anni, perché Lutero comincia nel 1500 517 e già il Concilio di Trento parte nel 1500, 745. quindi in 30 anni è successo tutto questo baranà, però era lì da un bel po'. Cosa possiamo dire? Tu ti senti più protestante o cattolico? Già per dire fra noi senza. Ti senti cattolico, ma protestante, come dice Lutero, che puoi fare a meno dei preti o hai bisogno della Chiesa? Anche no, perché abbiamo fatto un discorso io e te che è meglio non pubblicare. Vabbè, insomma, dai, mi pare che la sai. Adesso chiudiamo la registrazione.